Ciao a tutti. Non Ciao a tutti. so bene come attaccherò questo pezzo al resto del video, ma ho intenzione di attaccare tutto insieme. Allora, se volete vedere un bambino Quante con il storie. suo giocattolino nuovo, come un bambino col suo giocattolino nuovo, un bambino che sa che in realtà dovrebbe andare a lavorare Sì, ma adesso e vado. avrebbe. Ascolta, abbiamo fatto Come un bel sacco bambini, di come storie. Dobbiamo bambini! verificare che funzioni. Come bambini, capito? Cioè, sì, ma adesso vado, ci vado, devi andare a fare i compiti. Adesso! Adesso ci vado. Allora, un bambino col suo giocattolino nuovo, guardate. Sì, va bene, non fate caso alla tavola. Ecco, Sì, c'è ancora un casino, però vabbè. visto? Un bambino col suo giocattolino nuovo. Funziona. Il giocattolino nuovo si è appena acceso. Ora, servono le pile qua dentro? Mi piaceva la vite per le pile. Ciao. Servono le pile! Servono Le pile. le pile. Sì. Cioè, aprire il telecomando con Ascolta, è l'avvitatore? la roba che svita più a portata di mano che ho. Che pile serve? Vado a cercare le pile. Parliamone. Non so se nell'altro pezzo di video vi ho già fatto vedere perché non so ancora come attaccherò tutti i vari pezzi, però vi faccio vedere il mio bimbo nuovo. Fatto ieri. Sono tanto felice. Ti sei fatta il regalo per il Sì, mi traguardo? sono fatto il regalo per i 10.000 iscritti. Quindi immaginate quando tipo sarò a 100.000 iscritti, se mai ci arriverò. Sarò piena di piercing. Se faccio un piercing ogni 10.000, faccio un piercing ogni 10.000. Vabbè, Paese Italia. Digitale adesso gli do una mano perché. Cioè. e analogica, esiste un'analogica. Ok, ce l'ho fatta. È mezz'ora che cerco di impostare l'inquadratura perché non lo so, oggi non ci riuscivo. Infatti non ho ancora in realtà trovato una posizione decente. Comunque, ciao a tutti. Onestamente non so neanche da dove partire, non so che cosa dirvi di preciso, non mi sono preparata nulla, ma non so, l'unica cosa che mi viene da dire appunto è ringraziarvi tantissimo perché appunto, come avrete capito, questo video è per ringraziarvi per quanto riguarda l'arrivo ai 10.000 iscritti, che in realtà abbiamo già superato anche i 10.000 iscritti, sono arrivata già a 10.700 se non ricordo male, quindi onestamente non so che cosa dirvi, io non me l'aspettavo, non puntavo onestamente a così tanto e quindi mi trovo un po' contenta ovviamente perché sono estremamente contenta e felice. Ma anche estremamente imbarazzato in un certo senso perché non mi aspettavo, diciamo, tutto questo seguito. La mia vita su YouTube in realtà è cominciata nel 2007 con un video alquanto imbarazzante, probabilmente, che vi metto qua magari. Se cliccate ovviamente andate a vederlo su un altro canale che è il mio primissimo canale aperto appunto se non ricordo male nel 2007. Quel video dovete sapere che io l'ho registrato alle 4 di notte, non avevo assolutamente sonno ed ero strapresa da questa canzone che mi vedete mimare e ballare in maniera alquanto imbarazzante nel video appunto. E quindi niente, io ho caricato questo video su YouTube nel lontano appunto 2007 semplicemente perché volevo vedere, diciamo, ero curiosa di sapere quale sarebbe stata la reazione della gente. Ero curiosa di mettermi in gioco, di vedere cosa avrebbe detto la gente
di me in generale. E devo dire che da quel primissimo video la cosa mi è piaciuta tanto e quindi ho deciso di continuare. Ovviamente al tempo ho continuato in maniera estremamente saltuaria. Dopo quel video, infatti, se non ricordo male, ho caricato alcuni video che ha girato mia madre al tempo, se non ricordo male. Sto dicendo al tempo, se non ricordo male, 87 volte. Durante una specie di concerto, insomma, durante il Frasier Rock che si fa a Mondolfo tutti gli anni, in cui ho cantato e ho deciso di caricare appunto questi video. Poi da lì ho deciso, diciamo, di fare dei video ogni tanto. Ma vi ripeto, cioè il mio intento il mio intento allora non era di raggiungere di certo traguardi come questo. È vero che poi io ho cambiato canale, infatti quello è il mio canale vecchio, appunto Kyaku-chan, e qua siamo su un nuovo canale, naturalmente. Ma di certo non era comunque la mia idea cioè, insomma, non me la sarei mai aspettata, insomma, di raggiungere 10.000 iscritti. Sicuramente, paragonato ad altri youtuber, io comunque non sono nessuno e continuo a non essere nessuno perché, se vogliamo parlare proprio di numeri, a livello proprio di numeri, io con i miei miseri, passatemi il termine naturalmente, 10.000 iscritti rispetto ad altri che ne hanno 20, 30, 50, 100, eccetera, non sono nessuno. Ma comunque per me è tantissimo e per me voi siete tantissimi, voi che guardate i miei video siete veramente tantissimi e io vi lovo tantissimo, ma proprio tanto, tanto. Quindi nulla, io non lo so, mi sto già impapinando, stavo facendo un discorso e adesso mi sono già persa. Come vi dicevo, questo canale in realtà è stato creato nel 2011, quindi dal 2011 ad adesso siamo arrivati a 10.000 in 3 4 anni con salti temporali, perché io sono estremamente incostante nelle mie cose e anche purtroppo nei video su YouTube. Quindi per chi mi segue, diciamo, da tanto, sa che faccio dei periodi in cui sparisco totalmente. A volte, ovviamente, non cioè per causa di forza maggiore, diciamo, come appunto è successo a marzo di quest'anno quando mi sono rotto una gamba. Però in generale sono comunque molto incostante nelle cose. Adesso, dato che siete così tanti che seguite i miei video, voglio comunque impegnarmi di più e quindi impegnarmi maggiormente nella gestione di questo canale, nel fare cose. Primo perché comunque continua assolutamente a piacermi e devo dire, mi sta piacendo sempre di più, ora che comunque sto capendo, diciamo, un po' di cose, sia a livello tecnico che anche mi sto un attimino organizzando con postazione, fotocamera, eccetera. Insomma, sto, diciamo, imboccando una certa via, più o meno. Quindi voglio comunque cercare di mantenere questo canale assolutamente vivo e continuare a fare cose sempre di più. E soprattutto voglio, come ho già detto anche qualche tempo fa, interagire con voi sempre di più. Quindi, come già vi ho detto, che appunto, come vi ho già detto nei video precedenti, voglio sfruttare, diciamo, questa parete, anche se in realtà è inquadrata pochissimo, devo dire. Però insomma voglio sfruttare questa parete per mettere delle cose che, se vi fa piacere, mi mandate voi, quindi disegni, foto, scritte, tutto quello che vi fa piacere. E già ho ricevuto per email, ovviamente per ora, perché purtroppo non ho ancora avuto modo di aprire una casella postale, ma ci sto lavorando. Per email ho già ricevuto 3-4 disegni che poi vi mostrerò e quindi sono veramente contentissima. E trovate la mia mail, nel caso qua sotto trovate tutti i miei link come al solito e anche il mio contatto mail nel box. E quindi niente, sto cercando comunque di continuare
a mantenere questo canale e anzi di migliorarlo naturalmente. Quindi nulla, io volevo veramente ringraziarvi tantissimo per essere in così tanti e perché interagite con me sia qua sotto con i commenti che anche sulla mia pagina Facebook che trovate sempre qua sotto, comunque la cercate Chiarouge Page, tutto attaccato, oppure anche su Instagram che mi trovate sempre come Chiarouge. Su Ask, che mi trovate sempre come Chiarouge, e lì mi potete fare tutte le domande che volete, di qualsiasi genere. Quindi vedo che comunque ho la possibilità di interagire sempre di più con voi. E aver aperto questo canale, naturalmente, e anche quello precedente, mi ha permesso di conoscere tanta gente, gente che poi ho conosciuto anche dal vivo e con cui ho mantenuto i contatti. Questa cosa io la trovo veramente bellissima. Poi mi ha promesso di conoscere anche ovviamente altri youtuber più o meno famosi di me, altri youtuber più famosi come Tizio Qualunque, Francesco, come la Martina, Martina Sibelle e altri. Scusate se non vi nomino, in questo momento la mia memoria e la mia testa sono un po' nel pallone per tutte queste cose. Quindi comunque, nonostante io sia una youtuber molto piccolina rispetto a tanti altri, sono comunque tanto tanto contenta di essere comunque così piccolina, ma allo stesso tempo ho potuto. Tutto questo mi permette di conoscere voi, mi permette di conoscere gente, mi permette di conoscere altri youtuber, di far parte di, nel mio piccolo, di una comunità e questa cosa veramente io la trovo bellissima, 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 quindi vi ringrazio tanto e mi raccomando, continuate ad iscrivervi, se vi fa piacere, naturalmente. Ma veniamo al clou di questo video, che so che probabilmente tutti avete saltato la parte prima per arrivare qua. No, scherzo. Allora, naturalmente, per ringraziarvi, oltre al mio grazie a voce, ho deciso anche ovviamente di farvi un piccolo regalino. In realtà i regalini sono, diciamo, tre, perché uno è un giveaway che mi ha dato la possibilità di fare la Blippo, per i quali, che è un'azienda ovviamente, per i quali ho fatto una video review qualche tempo fa, vi metto l'anteprima qua così potete cliccare. E loro mi hanno dato la possibilità appunto per voi di fare un giveaway. Con tre premi. Vi metto sempre qua, se riesco, ma dovrei riuscire, l'immagine con i tre premi. Ovviamente anche il loro è una premiazione a tempo, nel senso che avete fino a tot tempo per poter partecipare. È una cosa che fanno direttamente loro, se non ho capito male. Quindi qua sotto, importantissimo, qui sotto trovate il link per potervi iscrivere al loro giveaway. Trovate ovviamente il link anche per vedere quali sono i premi. Comunque, se non ricordo male, una è un piccolo astuccino di peluche, come vedete anche nell'immagine. Uno è un piccolo astuccino di peluche, poi abbiamo uno squishy come questo, però a forma di panda. E poi, se non ricordo male, ci sono degli adesivi. Non vorrei dire una scemenza. Comunque trovate tutto qua sotto nel link che vi lascio e mi raccomando, importantissimo, dovete cliccare lì per partecipare al giveaway. Per quanto riguarda invece il mio giveaway, quello che io vi voglio regalare, io ho deciso di fare due estrazioni sempre con random.org, come più o meno tutti sapete che facciamo. Dovete lasciarmi un commento qui sotto. Un commento in cui io sono curiosa di sapere perché vi siete iscritti al mio canale. Anche se vi siete iscritti adesso, semplicemente per partecipare a questo giveaway, ma perché so che molti lo fanno, ma non c'è niente di male, va benissimo. Ma perché avete scelto il mio giveaway? Perché avete scelto il mio canale? E in generale, per tutti gli altri invece che magari mi seguono da più tempo, perché avete deciso di iscrivervi al mio canale? Quindi qua sotto nei commenti mi sono iscritta perché, oppure se siete maschio, mi sono iscritto perché. E mi dite una motivazione.
Quindi, come regola, ci sono appunto lasciare il commento qua sotto, mi sono iscritto barra a perché, al massimo 3 volte, essere iscritti ovviamente al mio canale ed essere iscritti alla mia pagina Facebook e anche se ce l'avete a Instagram che trovate qui sotto. Poi io farò la premiazione ovviamente tramite random.org e abbiamo 2 premi. Il secondo premio sono fatti da me. Mi scuseranno i maschietti perché non ho un regalo per voi. È solo a tema femminile questo regalo, perdonatemi. Se avete magari una ragazza, la vostra fidanzata, un'amica, eccetera, a cui magari regalarlo, non lo so. Insomma, scusatemi. Allora, uno sono un paio di orecchini fatti da me in pasta sintetica, insieme a un paio di mollette per capelli che sono esattamente identiche a quelle che io ho addosso, solo che queste sono viola e queste sono rosse e sono così. Ok? Mentre gli orecchini sono questi con la monachella, con il gommino dietro per tenerli fermi, eccetera. Questo è il secondo premio. Invece questa che io ho addosso è il primo premio e questa è una collana realizzata tutta a mano con ematite e alluminio, fatta tutta tutta a mano, quindi anche queste spirali, questo tutto è tutta assolutamente fatta a mano dal mio ragazzo e questa è il primo premio. Io la trovo bellissima, non me l'ero ancora messa onestamente, non me l'ero ancora mai provata, ma me ne sono innamorata, quindi nel caso qualcuno di voi dovesse vincerla, gli dirò di farmene una uguale anche a me. Quindi questo è il primo premio. Se riesco vi lascio alla fine del video delle foto più dettagliate di tutti questi oggetti. Quindi, niente, questo è il primo premio. Questo è il secondo premio per voi che commentate, vi scrivete, eccetera. E in più avete anche il giveaway offerto dalla Blippo. Trovate tutto scritto perfetto, per filo, per segno, tutto spiegato benissimo qui sotto nel box informazioni. Nulla, mi sembra di aver detto tutto, spero di non essermi dimenticata niente. Io niente, vi mando veramente un bacione grandissimo e un abbraccio virtuale a tutti quanti, a tutte quante, perché so che si sono iscritti anche tanti ragazzi e sono tanto contenta. E niente, non so cosa altro dirvi, mi sento un po' imbarazzata, mi sento tanto imbarazzata, ma vi voglio tanto bene e vi mando un bacione come sempre, ci vediamo al prossimo video, fate i bravi, e questo è un cuore con dei problemi, come vedete, nulla. Vi mando un bacio, grazie ancora a tutti quelli nuovi un benvenuto enorme, spero che il mio canale vi piaccia. E ci vediamo al prossimo video.